Sviluppo economico e occupazione. Beh, è certamente una tematica rispetto alla quale chi eletto in Consiglio regionale dovrà davvero darsi da fare. Viviamo purtroppo il dramma in Puglia e nell'area tarantina in modo particolare della disoccupazione e della inoccupazione. Ne parliamo con l'onorevole Antonio Bruno, che è candidato al Consiglio regionale con lista civica a sostegno di Michele Emiliano. E allora, onorevole Bruno, come creare uno sviluppo economico che davvero faccia crescere l'occupazione? È una domanda molto difficile, perché la risposta è difficile. Nessuno di noi ha la risposta pronta alla sua domanda. Io sono dell'avviso che c'è da mettere in moto anche un regime di nuova fantasia politica, che certamente i nuovi non possono avere, perché non hanno un vissuto in materia tanto importante quanto quello richiesto. Bisogna partire da una nuova politica del lavoro basata sulla formazione, su centri di formazione, perché la disoccupazione che è in essere nella nostra regione e quindi nella mia provincia, Taranto, è molto ma molto importante. È diffusissimo, per esempio, il problema della disoccupazione di ritorno, cioè un cittadino che viene messo fuori dal mercato del lavoro all'età di 45-50 anni, qualcuno mi deve dire come farà a vivere il resto della vita e della sua famiglia. Io ritengo che vanno messi in cantiere progetti di formazione che vanno a rivitalizzare tutto un sistema nuovo di piccole e medie industrie, con una politica mirata che parta da Roma, dal governo nazionale, e che trova sbocco in una nuova visione della politica regionale. Così come va affrontato il problema, proprio inserito al discorso del lavoro, una nuova primavera ambientale per quanto riguarda noi a Taranto, fuori da ogni idealizzazione o da ogni fideismo ideologico. Dobbiamo affrontare il problema ambientale in modo serio, collegandolo a un nuovo progetto di sviluppo che riguardi il lavoro per i giovani e per i meno giovani.